Per la rubrica Anteprime elezioni, questa mattina abbiamo Mauro Salciarini del Movimento 5 Stelle. Io intanto la ringrazio per la disponibilità. E come con tutte le domande che facciamo al signor Mauro, sono le solite, c'è un bilancio vostro come opposizione e ovviamente si fa anche un bilancio del governo della città. Ormai noi diciamo che personalmente sono quasi 10 anni che siamo lì all'opposizione, quindi possiamo fare un bilancio un medio-lungo. L'opposizione in genere, come del resto in Italia, si tende a attaccare la maggioranza su degli argomenti più o meno legittimi. E da parte nostra che mentre nel primo periodo eravamo un po' più agguerriti, nel senso che credo sia fisiologica la cosa, un po' come la Lega adesso, noi abbiamo qua noi quello che ci preme sempre è cercare di fare del bene per questa città, quindi abbiamo sempre proposto atti che andavano nella direzione di fare qualcosa per Gubbio, con ovviamente l'appoggio di chi amministra. Non sempre facile, e infatti per esempio la Commissione Ambiente, che poi è stata fatta in questa amministrazione, la seconda consigliatura, nella prima ci era stata negata, perché ritenevamo utile fare uno studio approfondito sia sull'ambiente che, vabbè, questa è più una parte regionale, sul registro dei tumori che era stato sospeso. Ecco, quindi tendenzialmente ci sono diversi tipi di opposizione. Poi ognuno utilizza gli strumenti che chiede più, che ritiene più consoni. Ecco. Però che da parte nostra si è sempre cercato di fare qualcosa di utile, e quindi di trovare nella maggioranza un sostegno. Ecco, questo a grandi linee l'opposizione fatta dal Movimento 5 Stelle all'interno dell'amministrazione di Gubbio, che magari non sempre è stata vista come tale, perché la visibilità poi a Gubbio è un po' più difficile averla, però riteniamo il nostro lavoro che sia stato apprezzato. Ecco. Invece un bilancio sulla maggioranza di governo, come la giudicate? Beh, il bilancio è ovvio che una cosa è sicuramente giusto dirla, nel senso che un conto è stare all'opposizione, un conto è amministrare una città grande come Gubbio. Gubbio è un territorio enorme, se si considera che è il settimo comune d'Italia per estensione, abbiamo circa 600 km di strade, quindi uno riesce a capire, anche a livello anche di occupazione, di dipendenti, il comune è in sofferenza da questo punto di vista, e quindi amministrare non è semplice, quindi, però chi amministra fa degli errori, più o meno sono state fatte delle cose buone a nostro avviso, altre meno. Noi abbiamo sempre puntato il dito sull'organizzazione e quindi anche sul personale, dove magari uno non capisce i meccanismi. Ecco perché dico che un conto è stare lì ad amministrare, un conto è essere all'opposizione e vedere, non vedi tutto, fai accessi agli atti, fai delle interrogazioni, però non hai una visuale a 360 gradi dell'amministrazione, quindi cose buone secondo noi sono state fatte, altre meno che ci sono e sono evidenti. Ecco. Ci fa un paio di esempi di cose fatte bene e di un paio di cose che non sono, secondo la vostra visione, non sono state fatte bene. Beh, fatte bene, credo che l'abbia detto anche il consigliere Goracci, sul Medioevo, sul Festival del Medioevo, credo che
di fronte a uno scetticismo generale all'inizio, si può dire che diciamo è un evento di alto profilo. Infatti di anno in anno aumenta diciamo la sua popolarità e successo, quindi questo sicuramente. Altre cose fatte, un altro esempio potrebbe essere, diciamo, io sul turismo, che c'è da fare tantissimo, ci sono stati degli eventi che secondo me hanno portato giovamento alla città. Poi magari si possono fare meglio o peggio, però su determinate aree, per esempio sul terzo servizio, sulla parte sociale, credo che il comune comunque investa parecchio e ci siano delle persone competenti all'interno dell'organico del nostro comune. Poi è ovvio, le polemiche poi nascono sempre, no? Per esempio, no? Sui parcheggi, che è un forse, no? Che poi la gente ovviamente vede quelle cose, diciamo, più tangibili, no? Parcheggi, c'è stato un bando, no? Quindi hanno cambiato gestore, anche vabbè, tutta la storia della multiservizi, adesso sarebbe troppo lunga ripercorrerla, anche lì noi per esempio eravamo contrari sin dall'inizio, però non contrari nel senso di lasciarla a morire, però diciamo vedere la cosa come un'opportunità per migliorarla, non di salvare basta. Poi ecco, i parcheggi, a mio avviso, quello che vedo nella politica rispetto, no, io faccio l'impiegato, quindi lavoro in un'azienda grande, diciamo che quando si ha un progetto, no, lo si sviscera bene dall'inizio, e qui a volte si ha la sensazione che vadano un po' per conto loro, ognuno, ogni attore è, diciamo, coinvolto in questa cosa qui. Il Teatro Romano, per esempio, no, giustamente dicevano che è una piazza che nemmeno esisteva sino al terremoto dell'84, credo, se non erro. È ovvio che se fai una cosa la dovresti fare bene e diciamo condividerla il più possibile. E ripeto, la cosa fondamentale è vedere se poi crea dei problemi ed evitarli alla fonte. Adesso, no, sono intervenuti di nuovo sugli orari, però anche lì si vede, no? Cioè, è approssimativa la cosa, secondo me su questi argomenti, sull'operatività, ecco, ripeto, secondo me un comune è operativo al 95%. Mentre invece la grande polemica c'è stata sulla riqualificazione di Piazza 40 Martiri, perché pare che nessuno abbia visto il progetto, sia stato presentato dopo. Com'è la situazione in questo caso? Ma intanto credo che Piazza 40 Martiri sono anni, anche lì. Io magari a volte e credo che i cittadini abbiano difficoltà a capire i tempi, che sono lunghissimi, no? A volte uno dice, ma se uno ha i soldi, se uno ha il progetto, perché poi si debba aspettare 3-4 anni? Adesso l'esempio più lampante potrebbe essere l'ospedale vecchio, no? Che una parte è dell'ASL, una parte della regione, cioè non si capisce. La casa della salute, io mi ricordo che per esempio fecimo un incontro con il dirigente nel 2014, pare che siano partiti i lavori adesso, quindi ecco, tanto per far capire i tempi. Su Piazza 40 Martiri il progetto, adesso io personalmente non l'ho visto, non ero nemmeno in seconda commissione per motivi di lavoro, però quello che dico sempre è che Piazza 40 Martiri così com'è è una cosa, dire brutta è un eufemismo, cioè è un parcheggio all'interno, no, di uno spazio che meriterebbe ben altra visibilità, ecco. Quindi non l'ho visto, spero che lo vedrò sicuramente, sarà una cosa, però anche qui, no, poi dopo noi e Ubini siamo talmente, c'è questa litigiosità, no, che si vede spesso,
si nota su tutto, no? Per esempio i lavori su Piazza Grande erano necessari, non è una questione di ripavimentarla, c'erano delle cose da fare e sono state fatte, poi è ovvio quali periodi scegli, scegli i periodi in cui il tempo sia più clemente, anche perché d'inverno farlo sarebbe dura, e su questo penso che poi il ricamino da parte di tutti ci sia, no? Però diciamo che anche questo è fisiologico, però bisogna, secondo me bisognerebbe essere un po' più, avere più buon senso sulle cose, no? Però di fatto siamo italiani, siamo i cubini e questo è. In conclusione faccio una domanda sulle prossime elezioni. Si fa o non si fa questo accordo con il PD, come dicono tutti? Vediamo che a volte alcuni organi di stampa lo danno quasi per fatto. Sì, sì, sì. Gli organi di stampa danno le cose per fatte senza interpellarti. Insomma, questo avviene molto spesso, diciamo che senza contraddittorio, però diciamo anche questo fa parte del gioco, no? È ovvio, no? Che tutti parlano con tutti in questo periodo, quindi noi abbiamo avuto qualche incontro. Poi bisogna scindere la parte regionale dal locale, perché in regione, no, ci saranno anche le elezioni regionali, sì. Lì si cerca, diciamo, un colloquio più approfondito, più serrato con il PD, diciamo, regionale, mentre a livello locale, non, per esempio per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, noi per esempio abbiamo costituito uno dei primi quattro gruppi territoriali dell'Umbria, quindi abbiamo un organo nostro, un gruppo di persone che ovviamente discutono, dibattono, scelgono, e quello che viene fuori da lì poi alla fine si fa. Imposizioni da parte nostra non ci vengono date. Facciamo dei incontri e poi vedremo. È ovvio che l'alleanza, che ormai l'alleanza è, adesso non dico indispensabile, non si fa a tutti i costi, però sono in Italia sono complicate, perché poi ognuno la vede un po' a modo suo, anche se dicono di no, però per me sarebbe molto più semplice, no? Perché i concetti di vecchia politica, destra e sinistra, ci sono delle cose ben fatte. Cioè, ci sono delle cose su cui uno ci crede e sposa la causa e quello fa, senza poi, si possono avere divergenze, diciamo, anche a livello personale, però l'obiettivo, diciamo, no? Adesso cito i tedeschi perché sono molto più diciamo, no? Focalizzati sugli obiettivi. E se fanno delle alleanze, lo fanno su degli obiettivi. Scegliamo cinque cose da fare, per esempio, e si fanno, senza poi vedere altri aspetti che poi noi col tempo, paradossalmente, fece più tante cose il governo, il primo governo Conte con la Lega, no? Vabbè, poi c'è stato il Covid, quindi vabbè, non è proprio, diciamo, periodi adatti per segnalarli, però si scelgono degli obiettivi e lo si fa. E di fatti ne fecero molti, poi vabbè, saltò il banco con Salvini, fece saltare tutto, però diciamo che ecco, in Italia, no, basta vedere il numero dei governi che abbiamo avuto dall'istituzione della Repubblica, dal dopoguerra, e si può capire, diciamo, la difficoltà che abbiamo fra urlare e fare, e questo purtroppo fa parte del nostro DNA che dovremmo, secondo me, migliorare un po'.